richiesta alle Iene. Ragazze rovinate dalla chirurgia low cost. Un'inchiesta delle Iene svela l'esperienza disastrosa di 20 ragazze che si sono sottoposte ad un intervento estetico in una clinica low cost. Un'inchiesta delle Iene ha rivelato nuovi casi di ragazze rovinate dalla chirurgia estetica o meglio ancora da quella low cost, a cui non corrispondo affatto i risultati sperati. E, successo a Reggio Emilia, dove 20 ragazze hanno raccontato cosa è successo loro dopo essersi rivolte ad un centro per delle protesi, un centro che hanno denunciato. Non solo gli esiti sono stati disastrosi dal punto di vista estetico, ma sono anche dolorosi per le giovani. Il racconto: una ragazza ha spiegato all'inviata delle Iene Veronica Ruggeri che i seni nuovi le fanno male e sembra che le entrino nelle costole. Ha pagato 3.200 euro, mentre solitamente un intervento di questo tipo costa circa 7.000. Il prezzo è così basso perché, le è stato detto dai medici, noi abbiamo la nostra sala operatoria, senza bisogno di affittarla, e con equip medica fissa nella struttura. Altra stranezza è che le è stato chiesto di mandare delle sue foto via WhatsApp per decidere come fare l'intervento. La visita consisteva in questo: i chirurghi vedevano le pazienti soltanto un attimo prima dell'intervento. Per finire, le ragazze non sono state sottoposte ad alcuna visita di controllo post-operatorio e alle Iene sono arrivate testimonianze come: oggi il mio è bruttissimo, prendo antidolorifici tutti i giorni. Il parere dell'esperto: le Iene hanno consultato un esperto, il dottor Antonio Spagnolo, chirurgo plastico, che ha visitato le ragazze e ha definito grossolani gli errori che ha riscontrato. Inoltre ha osservato che non sia possibile non visitare una paziente prima dell'intervento e che vederla solo dalle foto sia indice di mancanza di serietà, perché dalle foto non si capisce nulla su come operare. La difesa: le Iene hanno interpellato la clinica che ha eseguito gli interventi sulle giovani, ma i medici, pur rivedendo le ragazze e ascoltando le loro proteste, affermano che la tale ragazza sembrava contenta dell'esito dell'intervento al momento delle dimissioni. Dicono assolutamente convinti di aver fatto un ottimo lavoro e che il fatto alle ragazze sia bellissimo. E concludono protestando volgarmente: che problema avete? Sono tutte cite. È stato intervistato anche Roberto Gallosti, amministratore della clinica, la CICE, e lui ha chiarito che rovinare vuol dire che hanno un danno permanente, e ha liquidato la faccenda dicendo: di chirurghi che poi ti rioperano è pieno il mondo. Si vive così, ma la vicenda avrà un seguito, sul quale certamente la trasmissione non mancherà di aggiornare il pubblico. Diritti d'autore e riproduzione riservati.